कुंजा पिहार जाय राठ कुंजा पिहार रीमा था कुंजा पिहा जाय कफि चना वाफ

Jaya Akshay Jai Navalar Jai Krivaradari Jaya Navalar Jai Krivaradari La pa krivara tara hare. Yasodhana na pracha cha naranjana. Na pracha cha naranjana. Yasodhana na pracha cha naranjana. Na pracha cha यमुना तीरा नच निरा च यमुना तीरा न रे जायरा तमाद Kunjabi hari, Adama davo. Kunjabi hari, Jaya orada davo. Kunjabi hari, <coughs> uh, Kunjabi reis ei sii pakti venatas vaimaraadis praopad kiid sai krantaraadis Rii maad pagavad amm kiid sai . tuttle Gloria , ai devo terionide harikrisna , tuttle Gloria , ai devo terionide harikrisna , tuttle Gloria , ai devo terionide harikrisna . tuttle Gloria , tuttle Gloria , asres re guru egoranga , asre labraupara . sai siis labraupar müüsid kiid sai . Om नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, entitled But, uh, Lord text 19. Oggi leggiamo dallo Srimad <coughs> Bhagavatam canto decimo, capitolo terzo, l'apparizione di Sri Krishna, al verso 19. Tattvo asya samyaman vipho त्वाजाहात् अकुणात् अविकिक्रियात् बाधान्त्यनीहात् अकुणादविक्रियात् वाईश्वरे ब्रह् ब्राह्मणि नो विरुध्यते

श्वरे ब्राह्मणिनो विरुध्यते त्वा ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते मद् आश्रयत्वाद् उपचार्यते गुणाय तदाश्रयात्वाद् उपचार्यते गुणाय त्तोस्याजम्मस्थिति संयमाम् विभो त्वात्तोऽस्य सन्मस्थिति संयमान् विभो वादन्त्यनिहदगुणा दविक्रियान्त्यनिहात्

vādāṁ kya nīhādhā guṇādhā vīkṛyāt tvā īśvare brāhmaṇīno virūdhyate tvā dāśāryāt guṇāi Word by word. tvattā are from your Lordship. provengono da te dall'intera manifestazione cosmica Janma, Jamma, the creation la creazione stiti, stiti, stiti. il mantenimento Samyaman, Samyamam, e la distruzione. <coughs> Vipo, Vipo oh, my Lord, oh mio Signore, Vadanti, the Vedic I grandi studiosi dei Veda concludono. <coughs> Anihat, Anihat, who are free from che sei libero dallo sforzo. Akunat, uh, che non sei influenzato dalle influenze della natura materiale. <coughs> Avikriyat, who are unchanging che sei immutabile nella tua uh, posizione spirituale. vai in you is svaré the supreme personality of uh, Godhead. la suprema personalità di dio <clears throat> brahmaṇi brahmaṇi are <clears> para <throat> brahmaṇ the supreme brahmaṇ che sei para <throat> brahmaṇ il supremo brahmaṇ no no not non Verudyate, Verudyate, there is a contradiction. C'è contraddizione. Tvat asrayatvat, Tvat asrayatvat, because uh, being controlled by you. Poiché sono controllato da te. Upa sharyat, Upa, sarayate, upa charyate. things are going on automatically. Le cose funzionano automaticamente. Kunai. By the operation of the material modes. Per opera delle influenze della materia. <coughs> Translation and purport by His Divine Grace. A.C. Bhaktiviranta Swami Maharaj Prabhupada. O my Lord, learned Vedic scholars conclude. That the creation, maintenance, and annihilation of the entire cosmic manifestation are performed by you, who are free from endeavor, unaffected by the modes of material nature, and changeless in your spiritual situation. There are no contradictions in you, who are the Supreme Personality of para Parabrahman. Because the three modes of material nature, sat, rasas and tamas, are under your control. Everything takes place automatically. Traduzione di Srila Prabhupada. Mio Signore, i grandi studiosi dei Veda concludono che la creazione, il mantenimento e la distruzione dell'intera manifestazione cosmica sono compiuti da te, che sei libero da ogni sforzo, che non sei toccato dalle influenze della natura materiale e resti immutabile nella tua posizione spirituale. Non esistono contraddizioni in te che sei Dio, la persona suprema, Parabrahman, poiché le tre influenze della natura materiale, Sattva, Rajas e Tamas, sono sottoposte al tuo controllo, ogni cosa automaticamente si verifica. <coughs> Come affermato nei Veda, Il Signore Supremo non è costretto a compiere alcuna azione e nessuno è uguale o più grande di Lui, perché ogni cosa è compiuta naturalmente e sistematicamente dalle sue molteplici energie. Svetasvatara Upanishad sia la creazione che il mantenimento e la distruzione si svolgono sotto il controllo personale di Dio, la Persona Suprema, come conferma la Bhagavad Gita, Mayadi Akshena Prakriti Suyatesa Characharam. Eppure, in ultima analisi, il Signore non ha bisogno di nulla, perciò è Nirvikara, immutabile. Poiché tutto avviene sotto il suo controllo, egli è detto Shishthikarta, il Signore della creazione. Similmente, egli è anche il Signore della distruzione. Quando vediamo il padrone seduto mentre i suoi servitori lavorano, compiendo ognuno i propri doveri, tutto ciò che viene fatto dai servitori è in realtà opera del padrone, sebbene Egli personalmente non stia facendo nulla. Natasha Kariam Karanam Ciavidia Te. Le potenze del Signore sono così numerose che tutto si svolge nel modo migliore. Egli è dunque per natura inattivo e non è l'autore diretto di ciò che avviene nel mondo materiale. oh my lord learned vedic scholars conclude that the creation maintenance and annihilation of the entire entire cosmic manifestation are performed by you who are free from endeavor unaffected by the modes of uh, material nature and changeless in your spiritual situation there are no contradictions in you who are the supreme personality of Kartet para because the three modes of material nature, sattva, Rassas and tamas are under your control, everything takes place automatically. Traduzione ancora: Mio Signore, i grandi studiosi dei Veda concludono che la creazione, il mantenimento e la distruzione dell'intera manifestazione cosmica sono compiuti da te, che sei libero da ogni sforzo, che non sei toccato dalle influenze della natura materiale e resti immutabile nella tua posizione spirituale. Non esistono contraddizioni in te che sei Dio la Persona Suprema, Parabrahman. Poiché le tre influenze della natura materiale, Sattva, Rajas e Tamas, sono sottoposte al tuo controllo, ogni cosa automaticamente <coughs> si verifica. salakaya saksurun militam kurave namaha. So it is spiegato Nel verso <coughs> spiegato che eh, le, la creazione, il mantenimento e la distruzione dell'intera manifestazione cosmica sono compiute da Dio la persona suprema. And in his purpose the Prabhupada quotes Svetasvatara Upanishad with

as far as I understand. He's doing through his energies. And that means that as Sri Prabhupada has explained that he is himself, Krishna, there in Kolokavrindavan, having his pastimes with his loving devotees, and at the same time this maintenance, uh, creation, maintenance and annihilation are happening. E a quello che spiega Prabhupada, Krishna è a Goloka Vrindavana, compie i suoi divertimenti con i suoi devoti e simultaneamente eh, compie anche queste, eh, queste attività della manifestazione cosmica, creazione, mantenimento e distruzione. Perché la Supremo Personale del Cardiff ha differenti energie che executano tutti questi cazzi. Perché il Signore Supremo ha queste sue molteplici energie che compiono tutte queste, queste cose. Know that he has Di solito sappiamo che Lui ha tre, this, tre energie: l'energia interna, esterna e marginale. And, uh, entities, they to marginal e le entità viventi appartengono all'energia marginale. Marginale. Like C'è l'energia materiale, l'energia materiale invece appartiene alla sua energia inferiore. But see how Ma siccome anche l'energia materiale è un'energia del Signore. Vediamo come agisce in modo meraviglioso, miracoloso nel mondo materiale. Ci sono innumerevoli scienziati che cercano di capire come funzioni questo mondo materiale, western. 200, 300 anni, they have tried to find out. Almeno qui nel mondo occidentale, sono due o anni che cercano di capirci qualcosa. E più fanno queste ricerche eh, scientifiche, e più sembra che le risposte si allontanino. che ora lo Now we solve and Sono sempre lì che pensano. Adesso l'ho quasi trovata la risposta, l'ho quasi, quasi scoperto, eh, ma poi. But, but the solution, the answer goes further, further, further. Ma further. poi la soluzione, la risposta a quella, a quella ricerca, a quella domanda si allontana sempre di più. Stavo liendo un paper.

ma di solito quando leggiamo questi articoli, eh, ci sono, a un certo punto troviamo questa frase. Che dice: Nel futuro raggiungeremo questo, questo obiettivo. It's always, always like that. Ed è sempre così, ci sono, è sempre rimandato al futuro. You, trovate sempre questa, questa frase: nel futuro.

quindi come possiamo affidarci di queste promesse dice quando ce le hai nelle mani il denaro è, è sicuro ma quando, quando lo dai via non, sei, non è più sicuro quindi anche che questo tipo di cose sono Prabhupada dice che queste, queste, queste dinamiche sono portate avanti da persone ingan, ingan, ingannevoli, eh, imbroglioni. In, noi cerchiamo di imbrogliare noi stessi e gli altri. But it is said in Bhagavad Gita ma è detto nella Bhagavad Gita che queste tre eh, fasi, verità, nascita, vecchiaia, malattie e morte, esistono da sempre. fin tanto che abbiamo i corpi materiali. E c'è la soluzione, sì, ma è una soluzione spirituale. And Quando otterremo il nostro corpo spirituale, non ci sarà più nascita, vecchiaia, malattie e morti. Ma prima di ciò dobbiamo liberarci dall'ignoranza, eh, comprendendo che non siamo questo corpo. Quindi, questo. Uh, This creation, and are by three of the quindi questa creazione, mantenimento e distruzione sono portati avanti da tre aspetti del Signore Supremo so Lord Brahma, he creates, il Signore Brahma crea so this e per fare questo c'è bisogno della passione perché senza passione perché senza passione non si muove nulla in this, on the field. nel campo, campo d'azione materiale. So is also of the mode of per questo, il Brahma è anche in carica, eh, in controllo dell'influenza della passione. Perché, in passione, abbiamo le città e gli stati. And so on. È dovuto alla passione che abbiamo tutte queste città, questi palazzi, questi imperi. First, we might have a straw where we live. Prima l'uomo viveva nelle capanne di paglia. Then this Ma poi la passione ha creato l'agricoltura le mucche, l'allevamento delle and mucche have, uh, e poi abbiamo villaggi e città and then we have, uh, and e poi abbiamo gli stati e gli imperi come sappiamo dalla storia che questo impero romano era nella storia vediamo l'esempio dell'impero romano che si è espanso molto proprio dovuto all'influenza della passione perché i leader i governanti vogliono sempre di più e di più questo uh, è Or uh, more the person, more, more, more. e questa è proprio l'influenza della passione voler sempre di più che tradotto significa che vogliamo godere sempre di più in questo mondo materiale and then these, uh, and empires, they are ma poi questi regni e questi imperi vengono distrutti e questo è Ignorance. We know from history that, in, for example, in Central America, they suddenly appeared these great uh, cultures like Maya culture and the, the, what was the other one? Uh, Maya and Aztec. Uh, Aztec, yeah, maybe, yes. Per esempio sappiamo dalla storia che nell'America nel, nell del Sud e centrale ci, si, si manifestarono queste civiltà maya, azechi. Uh, like, e loro se, appar, a, apparvero da nulla, And they have great ma avevano una grande cultura. They have Avevano sviluppato anche dei sistemi amministrativi. And avevano sviluppato scienze e astronomia. And and e poi l'agricoltura e l'allevamento. Scientific l'agricoltura scientifica aveva dei sistemi amministrativi. Di irrigazione molto sofisticati. And then they had also. Avevano sviluppato anche dei sistemi religiosi. And then it, uh, for some time. E questi rimasero per un certo periodo di tempo And then e poi scomparvero. <laughs> And no one knows what e nessuno sa che cosa è, cos è accaduto. And there are that why it was why it e ci sono varie teorie che cercano di spiegare perché queste, queste civiltà si sono, ci sono distrutte sono scomparse. Now they can from satellite photos they can see these, these uh, ancient roads and irrigation systems and the ruins there. E e con i satelliti oggi moderni possono vedere queste strade che erano state costruite appunto dai Maya e dagli Azeki questi sistemi di irrigazione sofisticati and gone. ma tutto è stato distrutto e, ed è, e se n'è andato questo è il mondo materiale prima qualcosa è stato creato poi sometime sometime mantenuto e poi distrutto e questo è il mondo materiale. Qualcosa viene creato, dura per un po' e poi viene distrutta. And all these and empires, these e tutti questi regni e imperi passano attraverso queste fasi. E poi ne, ne sentiamo parlare solo dai libri di storia. Quindi il è. Which Quindi l'influenza della passione è quella che crea le cose. And then is for <coughs> e invece Vishnu è eh, responsabile del mantenimento. And this is the most thing. E questo mantenimento è la cosa più difficile. E uh, se questo uh <coughs> passione è sotto il controllo del uh, Satvaguna se la passione fosse sotto il controllo dell'satvaguna du durerebbe molto Because, uh, that, uh, in to, uh, <coughs> perché sappiamo che l'influenza della passione porta a risultati non permanenti porta alla distruzione dico stessa uh, Is in the of and Perché la passione è nel mezzo fra, fra Satva Guna, la virtù e l'ignoranza. E siccome queste influenze, questi guna non sono molto stabili, this turns to or to per questo la passione alla fine eh, va verso la virtù o verso l'ignoranza uh, uh, se la passione si rivolge alla virtù eh, vuol dire che quelle cose si man vengono mantenute uh, ma se invece si rivolge and yes, when it turns to, Uh, this then it leads to ma se va, la passione va verso l'ignoranza porta alla distruzione ma non dovremmo essere troppo disturbati da queste attività di questi tre guna perché è la natura di questo mondo perché è la natura di questo, di questo mondo materiale. But the entity, he to than this material Ma l'entità vivente appartiene alla natura superiore. E se questa uh, entità vivente, spirituale, se può trascendere queste cune e l'entità vivente, la scintilla spirituale può trascendere questi trascende questi tre guna e così quando li ha trascesi non sarà più sotto il loro controllo as, as as control gunas, ma fin tanto che siamo sotto il controllo dei tre guna loro eh, come si dice manipolano il nostro corpo e la nostra mente e intelligenza It was said here that come detto qui dice secondo l'azione delle influenze della natura materiale questo mondo materiale si mette sotto l'operazione dei modi materiali includendo la nostra Body and mind and Questo mondo materiale si muove spinto dalle tre influenze della natura materiale, incluso it, la nostra corpo, mente e intelligenza. E c'è anche Bhagavad Gita, come vi ricordate, in Prakriti Kriyamana, è stato esplicito in quel versetto che il Vimutad, il personaggio di un ragazzo, pensa che sia il gioco delle attività che sono effettivamente. Carried out, out by the most material nature. Nella Bhagavad Gita, Krishna spiega che le persone, le persone eh, influenzate dal falso ego pensano di essere gli autori delle loro azioni che in realtà sono portate avanti dalle tre influenze della natura materiale. Spirit L'anima like spirituale che è influenzata dal falso ego pensa in questo modo. L'anima spirituale che è influenzata dal falso ego. In realtà l'entità vivente è sempre sotto il controllo. It is under the control, uh, or Può, eh, o è sotto il controllo della natura materiale o di quella spirituale. Ma siamo così sciocchi che pensiamo di, essere, di non essere controllati da nessuno, di essere indipendenti. But this we can get only in the realm. ma questa indipendenza si può sperimentare solo nel, nel regno spirituale quindi c'è il Signore Shiva che è responsabile per la, della distruzione And it is that these three are also great ed è interessante che queste tre personalità Controllori sono anche grandi devoti sebbene Brahma possa essere anche un'entità un un, un vivente ordinaria ma almeno il Brahma di questo universo è l'autore della Brahma Samhita Which we are when we do Puja per esempio questo, questo canto, questi versi che si recitano quando facciamo l'adorazione alle divinità. So devotee, Quindi, Brahma è un devoto, anche se a volte può rimanere un po' confuso. E Lord Shiva, be anche il Shiva è, è definito il più grande dei Vaishnava, sebbene debba. Abbia a che fare con l'influenza dell'ignoranza. Uh, Ma il Lord Shiva non è mai controllato dall'influenza dell'ignoranza. Like, uh, Ma siccome tratta questa influenza, a volte viene leggermente influenzato. Per esempio, il Uh, dress and behavior sometimes dress his clothes does, or or his the lack of clothes eh, come per esempio in questo comportamento il fatto che non porti vestiti because he, he is um, <coughs> applying this this scenario uh, what, what is that ash ah, as from the The side, all over his body. Shiva spalma la, la cenere dei crematori su tutto il suo corpo And then he is using this of e usa questa ghirlanda di teschi, so looks like he's a <coughs> quindi può apparire una persona sotto l'influenza dell'ignoranza e poi sono come like e i suoi compagni sono spettri, fantasmi, and and demoni e rakshasha. Ma il Signore Shiva è così misericordioso che se ne prende cura. He wants to help them to in the life. E li aiuta ad avanzare nella vita spirituale. Nello Srimad Bhagavatam è detto che il migliore fra tutti i fiumi è il fiume Gange, And the best of the is Lord Shiva. e il migliore fra i Vaishnava, fra i devoti, è il Signore Shiva And best of the is e la migliore delle scritture è lo Srimad Bhagavatam. <laughs> poi ce n'è ancora una Somebody ma non remembers. mi ricordo Qualcuno ricorda four? Three or four? Sono quattro, quattro cose che So uh, therefore Lord Shiva is surprisingly great Vaishnava. Eh, sorprendentemente, eh, sorpre sorprendentemente Shiva è il più grande dei Vaishnava and then Lord Vishnu, is he of Lord <laughs> e poi il Signore Vishnu è anche lui è devoto di Krishna. Is Lord Krishna perché lui è un'espansione del Signore Krishna ma possiamo leggere dal libro di Krishna come Krishna e Artsuna sono andati a Mahavishnu about. Ma possiamo leggere dal libro di Krishna come una volta Krishna e Arjuna andarono direttamente alla dimora di Mahavishnu. You the story? It It from Se ricordate, la storia inizia a Dwaraka. Uh, Un brahmana mm. eh, perdeva i suoi figli e poi il King di questo. E quindi accusò Ugrasena, diede la colpa a re Ugrasena di questo. Yeah, fault Disse colpa tua, tu sei il re e io sto perdendo i figli quindi è colpa tua. When, when born, Appena nascono scompaiono. E poi Arjuna voleva proteggere the king re and he promised that he when the next takes Allora Arjuna per proteggere eh, il re Ukresena fece il voto che avrebbe controllato lui protetto lui questo bramana e così i figli non sebbero più spariti And then uh, Arjuna by his bow and arrow he made all kind of all kinds of e quindi Arjuna, Arjuna con l'arco e le sue frecce, fece una, una creò una protezione per, per questo Brahmana. But still the child, the child Ma di nuovo il, il bambino appena nacque scomparve. E Arjuna, che era un kshatriya, ha fatto una promessa che se non lo proteggere, quindi entrerò nel fumo. E Arjuna, essendo un guerriero, aveva fatto la promessa che se non riesco a proteggere i bambini del Brahmana, io mi suiciderò, mi butterò nel fuoco. And he was ready to do it. Ed era pronto a farlo. Ma poi Krishna disse: Aspetta un momento, vediamo se c'è un'altra soluzione. E poi montano sul chariot e cominciano a camminare. E quindi salirono sul carro di Krishna e cominciarono a viaggiare. The, e attraversarono tutti gli strati dell'universo materiale. You remember, there are seven this material Se ricordate ci sono sette coperture che coprono l'universo materiale. And they went all of them. E loro li attraversarono tutte. Ma siccome era molto scuro i, i cavalli di Krishna erano riluttanti a, a fare questo viaggio. Krishna, he sent his ahead to per questo Krishna mandò il suo disco Sudarshan Chakra davanti per illuminare il, so il passaggio. They can run in modo che i cavalli potessero correre, ocean where he is lying. E, quindi, <coughs> e quindi alla fine di questo viaggio arrivarono da Mahavishnu sull'oceano causale. Ma in realtà c'era un palazzo dove era Mahavishnu, un palazzo, un e Mavishnu si trovava in un palazzo that is very huge. perché quello che sappiamo di Mavishnu è che lui è esteso sull'oceano causale e dai pori del suo corpo escono tutti gli universi in cui viviamo e uh, Krishna, Arjuna, Sarayot e Hosea erano in un palazzo like, naturale Size. Mentre Krishna e Arjuna erano nelle loro grandezze normali. So, like, <laughs> <laughs> Quindi come potevano comunicare con una persona così immensa? Per cui Mahavishnu aveva anche un suo palazzo in cui gli aspetta aspettava Krishna Arjuna nella sua, in, una in una forma più normale, più proprio, uh, Quindi lui li ricevette molto bene e poi offrì preghiere e adorazione a Krishna. And he then all his to Krishna and e poi riconsegnò tutti i bambini scomparsi a Krishna e Arjuna, it was he who took them away. perché era stato lui a portarli via. And his was that he wants to see e la ragione oh. per cui aveva fatto questo è perché voleva vedere Krishna. He wants to Krishna who Vol is his own voleva adorare Krishna, che è la sua stessa origine. In questo modo è. Krishna e Arjuna con i e il Brahmana e la sua moglie erano felici. Hanno così Krishna Arjuna riportarono i figli al Brahmana e alla sua moglie, che furono molto felici. Ma questa this ci mostra che Krishna è l'origine di uh, tutte le forme. Quindi questa storia ci dimostra anche che Krishna è la fonte di tutte le forme di Vishnu. E che e, e perfino Mahavishnu vuole vedere Krishna e adorarlo. In, in way, there is no Krishna and his Sebbene in un certo senso non ci sia differenza fra Krishna e le espansioni di Vishnu. So, uh, Tenslopara part he is here explaining how this happens this Krishna's this uh, this operation of this material universe. Quindi qui Prabhupada spiega come Krishna manda avanti eh, le, la creazione, mantenimento e la distruzione dell'universo. How he is doing it through his energies? E come lo compia questo attraverso le sue energie he is here the of the and his e qui ci dà l'esempio del padrone e dei suoi servitori gives of the king and his altre volte fa l'esempio della propada del re e dei suoi ministri e a volte fa l'esempio del proprietario di una fabbrica e dei suoi, degli operai. Modern, un esempio un po' più moderno. Quindi il proprietario dell'industria vive nella sua, nel suo palazzo, nella sua villa. Non ha bisogno di andare nella, nella fabbrica, nell'industria, per vedere come vanno le cose, perché ha nominato dei manager, degli amministratori And manager is doing e questi manager fanno ogni cosa e quindi i, i manager, i, i, gli amministratori sanno che l'industria, l'azienda deve produrre almeno il 10-20% all'anno. So, so Quindi fanno questo gli amministratori, ma sanno che se non riescono a raggiungere queste, queste quote, questo reddit, questo guadagno, allora succede? Molte volte succede che viene smesso. Eh, quello che accade spesso è che gli amministratori vengono licenziati e poi il proprietario dell'azienda nomina qualche, qualche altro amministratore. So in questo the, like the the modo, e In questo modo, tutte le l'azienda va avanti bene so he have to go there to work quindi il proprietario non ha bisogno di andare personalmente a lavorare nell'azienda so da questo esempio possiamo capire come vanno avanti le cose in questo mondo materiale Krishna è dietro ogni cosa ma le cose vanno avanti eh, grazie alle sue energie. Then, the demigods, they have some with e a volte gli esseri celesti hanno eh, delle difficoltà con gli esseri di Gaesura, i, de, i demoni. And then they have to go to Lord e allora vanno a chiedere aiuto a Vishnu e chiedono di uh, venire per risolvere i problemi e gli chiedono di venire a risolvere i problemi Vishnu, is of perché il Signore Vishnu è responsabile del mantenimento And then he comes. e allora Lui viene But does he come to do some work? ma allora viene a fare un lavoro This is the non è questa la domanda <laughs> no, Lui non viene a fare un lavoro No, lui non viene a fare un lavoro. He comes to a viene a compiere i suoi divertimenti. So he have to work. Perché lui non ha bisogno di lavorare dietro. Anche quando discende. He comes to, with his to a lui viene con i suoi compagni a compiere i suoi divertimenti. E durante questo passato questo problema è risolto. E, e facendo questi passatempi anche i problemi sono risolti so in, Krishna, in, case, in, in questo modo possiamo comprendere che Krishna non ha mai bisogno di agire o lavorare in questo mondo materiale comes, quando lui viene per fare un divertimento e anche Krishna non è lui che uccide i demoni you this also as a anche se potete vedere anche questo come divertimento perché non è Krishna ma è la sua espansione di Narayana, Vishnu, Krishna che uccide i demoni quindi so in questo modo la conclusione è che Krishna quindi la conclusione è che Krishna non è, non è, non, quando viene al mondo materiale non, non deve agire o lavorare ma viene a fare i suoi divertimenti. E viene con tutte le entità viventi pure che sono i suoi associati. Also, they don't have to work never. Ah, e anche coloro che sono i suoi puri devoti non hanno bisogno di lavorare, di when, agire. When Krishna, Quando discendono con Krishna, anche loro partecipano ai suoi divertimenti. In only, no work. Quindi, vengono solo a divertirsi, non c'è nessun lavoro da fare. Okay, thank you very much. We end here. Grazie molto, ci fermiamo qui. Uh, If you have some comments or questions, si qualche commento, qualche please. <clears throat> because I, I remember that I have read from somewhere that it is a commentary of somebody that when Krishna killed these demons in Rats. E ho, mi ricordo che ho letto in un commentario degli Acharya che quando Krishna uccide i demoni a Vrindavan, it might be even in mi sembra che l'ho letto nel Krishna Book, Then nel libro di Krishna. Si, ho letto che non, Prabhupada dice che non è Krishna che uccide i demoni, ma, ma è la sua espansione di Narayana. In realtà, questi demoni. Could be also in realtà questi <coughs> demoni potrebbero essere uccisi Krishna poteva ucciderli anche attraverso delle, degli agenti materiali uh, e <coughs> mm. yeah. <coughs> cioè questo che Krishna compie i suoi divertimenti a Vrindavan e quando Or his his in he he didn't use any e quando le sue espansioni uccidono questi demoni a Vrindavana non usano nessuna arma. Ma appena Krishna esce da Vrindavana allora comincia a usare le sue armi come armi arco, frecce, Sudarshan Chakra, eccetera. And, uh, why he so many e perché Krishna ha ucciso così tanti demoni? Perché questa era la richiesta degli esseri celesti <laughs> che gli avevano chiesto di venire a proteggerli dai demoni. Talvolta alcuni Kurukshetra a volte alcune persone sciocche criticano eh, Krishna per la battaglia di Kurukshetra so e dicono perché così tanti milioni di guerrieri sono, si sono uccisi lì Earth, cow, ma se leggono lo Srimad Bhagavatam troveranno che la madre, madre terra stessa il pianeta terra stesso si era Andato a lamentare dal Signore, that, uh, dicendo, dicendo che non poteva più tollerare il peso di questi eserciti demoniaci. E uh, allora, il Signore Brahma le disse, la rassicurò, dicendo che sarebbe andato da signore Vishnu a chiedere soluzione jai. Jai.